Cari telespettatori, benvenuti a questa puntata di Comunicando che diciamo è un po' speciale. Infatti oggi è il 25 di dicembre e quindi da parte di Comunicando e di tutta la redazione di Lodi Crema TV i nostri più migliori auguri di un felice e sereno Natale. Quindi tanti auguri di buon Natale a tutti. Bene, anche stasera, nonostante Natale, la trasmissione va in onda. Anche stasera ho qua un'amministrazione comunale che è venuta a raccontarci del suo comune. Infatti adesso vado a presentarvi e ringraziarvi. Il comune che ospite stasera è Casaletto Ceredano. Io ricordo sempre a tutte le amministrazioni comunali che sono interessate a partecipare al programma che possono contattarci all'indirizzo mail lodicrematv.comuni@libero.it. In questo modo possiamo concordare la vostra presenza in trasmissione. Ricordo anche che le puntate della trasmissione che sono già andate in onda sono disponibili anche sul canale YouTube nel gruppo Lombardia TV. Io adesso vado a presentarvi i miei ospiti che ho in studio e parto dal sindaco di Casaletto Ceredano, Aldo Casorati. Grazie e Buonasera, benvenuto. buonasera a tutti, buonasera ai telespettatori. Poi vi vado a presentare il segretario della Proloco, Massimiliano Rozzoni, Buonasera, buonasera a tutti. il coordinatore del gruppo civile San Marco, Riccardo Rossetti. Buonasera. E il direttore del corpo bandistico Giuseppe Verdi di Casaletto Ceredano, Giacomo Mariconti. Buonasera e buon Natale a tutti. Bene, io adesso lascio subito la parola al nostro sindaco e vi chiedo di parlarci di voi come amministrazione comunale, chi siete e come vi trovate ad amministrare il vostro comune. Grazie della domanda. Casaletto Ceredano è un piccolo paese, conta infatti 1200 abitanti, si trova al confine della provincia di Cremona, confina infatti con la provincia di Lodi e precisamente con il piccolo comune di Abbadia Cerreto, che è ancora più piccolo di noi e quindi però c'è abbastanza collaborazione anche con Abbadia Cerreto. I 2/3 del suo territorio sono compresi nel Parco Ada Sud, quindi questo la dice già lunga su quello che è l'ambiente che ci circonda, cioè un ambiente ancora incontaminato, un ambiente ancora naturalistico ed è un ambiente anche di un certo pregio che stiamo cercando di valorizzare e sinceramente crediamo di poter anche attrarre un turismo, non certamente un turismo di lungo periodo, ma un turismo di breve periodo, un turismo che possa passare un sabato, una domenica, un fine settimana da noi, è senz'altro un discorso perché abbiamo lì vicino l'Adda, e quindi è un territorio da valorizzare e da conoscere. Cosa posso dire di Casaletto Ceredano? Posso dire che questo piccolo paese ha sostanzialmente la scuola, non abbiamo grandi scuole, abbiamo una scuola dell'infanzia e una scuola primaria, però abbiamo una dotazione di strutture secondo me invidiabili, perché per un piccolo paese come il nostro abbiamo un campo di calcio dove c'è una squadra, ci sono parecchie squadre, poi eventualmente ne parleremo. Abbiamo un campo in erba sintetica per il calcetto e per la pallavolo, quindi all'aperto, un campo d'allenamento sempre per il calcio, e abbiamo una palestra, due campi da bocce e una palestra di circa 800 metri quadrati che abbiamo ristrutturato recentemente, facendo poi, se volete, ne parliamo più dettagliatamente, perché sinceramente è diventato un palazzetto perché abbiamo sostituito il telo sopra in PVC con una copertura in legno lamellare, coi bentata, pavimento con pompe di calore ad acqua, riscaldamento a pavimento con pompe di calore ad acqua, e sulla struttura abbiamo messo sul lato sud 100 kV di, quindi abbiamo tutelato l'ambiente, abbiamo fatto risparmio energetico e abbiamo dato una struttura molto confortevole e molto bella per le nostre squadre che lo usano decisamente parecchio. Poi eventualmente entriamo più nei dettagli se lei vorrà parlare.
Certo, quindi Grazie. io ti chiedo anche allora di Casaletto Ceredano dov'è e quanti Casaletto abitanti ha? Ceredano, lo dicevo prima, è un piccolo paese con 1200 abitanti e si trova al confine della provincia di Cremona con la provincia di Lodi e con il piccolo comune di Abbadia Cerreto. Questo è un po' la nostra amministrazione, è dal 2009 ed è stata rinnovata l'anno scorso per altri 5 anni, quindi dal 2009 che stiamo gestendo questo paese. Abbiamo fatto una serie di interventi, come dicevo prima. Abbiamo fatto soprattutto degli interventi sulle strutture, sulle nostre strutture, vale a dire per esempio sulla palestra, dove abbiamo fatto un riscaldamento a pavimento, dove abbiamo messo 100 kV di fotovoltaico, passando la palestra sostanzialmente dalla classe G alla classe A, quindi il massimo di quello che è l'efficienza energetica. Lo stesso discorso l'abbiamo fatto pari pari per la scuola elementare, passando però dalla classe A non siamo riusciti, alla classe B non siamo riusciti ad arrivare in classe A. Questi interventi sono stati possibili perché abbiamo partecipato a dei bandi regionali ed europei che ci hanno finanziato parte di queste opere. Tenete conto che praticamente negli 5 anni trascorsi, dal 2009 al 2014, siamo riusciti a prendere come contributi a fondo perduto, un po' dalla regione, un po' dai fondi europei, 802.000 euro di contributi a fondo perduto. Altri soldi li ho dovuti mettere all'amministrazione, però in questo caso abbiamo fatto un lavoro notevole di risparmio energetico verso l'ambiente. E sostanzialmente direi che siamo uno dei comuni, in questo senso, di rispetto dell'ambiente virtuosi, perché lei sa cos'è il PAES è il piano ambientale con il quale praticamente abbiamo aderito al patto dei sindaci europei, e l'obiettivo di questo Paese, adesso è un po' cambiato con la conferenza di Parigi, l'obiettivo di questo Paese era di raggiungere il 20% di riduzione di CO2 nel 2020. Noi nel 2014 siamo già al 25%, quindi vuol dire che su questo discorso abbiamo lavorato e lavorato parecchio. L'ambiente tutti ne parlano, però significa che queste sono azioni concrete, sono azioni vere su quello che è l'ambiente con dei risultati concreti. Bene, io so che tu comunque ci tenevi anche a parlare appunto, oltre che delle strutture, anche dei servizi che offrite ai vostri cittadini, quindi per quello che riguarda gli anziani, i giovani, i ragazzi e gli adulti, quindi cos'è che ci puoi dire maggiormente? Ecco, senz'altro mi spiace che stasera l'assessore alla scuola e all'assistenza non ha potuto venire, perché sostanzialmente attraverso, come l'assessore all'ambiente, sono i miei due primi collaboratori su questi fronti. Sostanzialmente noi diciamo che ci siamo concentrati sul discorso giovani, privilegiando quella che è l'attività sportiva. Per questo abbiamo investito parecchio, però abbiamo anche delle risposte. Abbiamo per esempio delle risposte ben precise. Abbiamo per esempio un team di karate, che è il team Pieronti, che sono praticamente una famiglia di atleti, perché la figlia fa gare a livello europeo e a livello mondiale, e a livello nazionale ed europeo e mondiale, è stata anche campione del mondo juniores, e quindi fanno questa scuola di karate per i ragazzi cominciando dai 5-6 anni, e poi ci sono il gruppo di agonisti man mano che si va avanti. Ecco, è un modo anche diciamo di approccio molto importante per quanto riguarda la formazione dei ragazzi, la loro crescita fisica. E quindi è non solo un'attività che può essere sportiva, ma questi ragazzi vengono formati decisamente a una disciplina, a saper muoversi, a controllare il loro corpo. Poi abbiamo quattro squadre, e qui c'è un'altra società, la società San Giovanni Bosco
dell'oratorio di Casaletto Ceredano, che fa praticamente pallavolo. Abbiamo quattro squadre che vanno dalle ventenni alle bambine di 5-6 anni. Abbiamo tre o quattro allenatori, quattro mi sembra, quattro allenatori molto preparati, ragazzi volontari del paese che si che hanno questa passione e spendono molto del loro tempo per questa realtà, e quindi sostanzialmente questo è un altro punto molto, molto positivo, perché veramente la palestra è vissuta. Direi che poi accanto a questo c'è una squadra di calcetto che occupa anche lei la palestra, e la Team Pironti, che fa anche della ginnastica per le signore, soprattutto alla sera, e quindi anche tiene in forma le signore per la felicità dei mariti. Poi sostanzialmente abbiamo il calcio, abbiamo la prima squadra che è in terza categoria e che alla fine del girone d'andata è prima in classifica, quindi questo, e insieme a questa squadra ci sono altre tre squadre di giovanili, quindi è una bella realtà in questo centro, dove mi sono dimenticato prima di dire che c'è anche un bar moderno, un bar pizzeria, dove si può anche fermarci, si può anche mangiare tranquillamente, e quindi anche questo è un altro aspetto decisamente positivo. Questo è, diciamo, l'aspetto che noi abbiamo puntato sui giovani. Poi c'è un discorso che riguarda sostanzialmente tutto l'altro mondo, che è il mondo degli anziani, che è il mondo della fragilità, più o meno. Gli anziani, per esempio, noi abbiamo un servizio di trasporto gratuito grazie a dei volontari, perché dobbiamo dire, oltre, diciamo, ai volontari che sono qua stasera con me, c'è anche un gruppo non ufficializzato, ma di gente che per esempio fa dei trasporti, ci aiuta a fare determinate attività, a fare piccoli lavoretti, e anche questo è un vantaggio notevole per una comunità piccola come la nostra. Quindi facciamo un trasporto gratuito per chi ha bisogno di andare eventualmente all'ospedale per delle visite specialistiche, per degli esami. Curiamo le fragilità, stiamo molto attenti, curiamo quindi con eventualmente le strutture sanitarie dell'ASL, dell'ospedale, per le persone sostanzialmente fragili. E poi l'altro settore sul quale stiamo investendo da parecchi anni e stiamo spendendo anche parecchi soldi, ma siamo convinti che questa è la migliore spesa, perché è fatta sulla cultura, sull'istruzione. Noi praticamente garantiamo il trasporto gratuito dei ragazzi, e non solo garantiamo il trasporto gratuito dei ragazzi fino alle medie, ma offriamo un servizio di prescuola dalle 7.30 alle 8.30 del mattino, sia per la materna che per la elementare, o meglio l'infanzia, la primaria, come adesso si usa dire, dalle 7.30 alle 8.30, dicevo, e dalle 15.45, quando finisce la scuola, alle 17.45, ed è completamente gratuito. È un servizio che offriamo sostanzialmente a tutte le famiglie che lavorano, e chiedo a tutti i genitori dei paesi vicini che ci ascoltano, se vogliono usufruire di questo servizio, non è limitato solamente agli abitanti del paese, ai residenti del paese, ma è a servizio di tutti, quindi benvengano questa struttura. È una scuola che funziona decisamente bene, e quindi penso che naturalmente i ragazzi vanno a fare ginnastica in palestra, che dicevamo prima, che è lì sempre nel centro sportivo che è adiacente anche alla scuola, ed è una scuola secondo me d'avanguardia. Abbiamo per esempio due lavagne multimediali, una di queste ce l'ha regalata proprio recentemente la Proloco, e quindi dobbiamo ringraziare l'amico Max, che è veramente è tutto il presidente, il consiglio direttivo della Proloco, perché ha fatto un bel regalo per quella che è la nostra scuola, ecco. Bene, io adesso volevo farti ancora una domanda, e volevo chiederti, perché so che comunque ci tieni anche, per quello che riguarda i progetti che avete realizzato, che avete in fase di realizzazione. So che ci tieni anche a parlare dell'ambiente, delle azioni e le realizzazioni che avete fatto e che avete da fare. Ecco, se comincio con l'ambiente, direi che prima ho detto sostanzialmente quello che abbiamo fatto sulle nostre strutture, sui nostri edifici.
però non ci siamo limitati a quello. Abbiamo partecipato per esempio dal 2011 e si è concluso nel 2013 il piano integrato d'area. Un piano integrato d'area era legato, era un progetto della Regione Lombardia con fondi europei che riguardava tutti i comuni dell'asta dell'Adda, praticamente parlo della sponda cremonese, che andavano da Rivolta d'Adda a Pizzighettone, e la regione che era coordinato dalla provincia di Cremona, allora c'era ancora la provincia di Cremona, adesso con l'area vasta bene, non si sa bene come sarà la cosa, c'era la provincia di Cremona che coordinava questo progetto e sostanzialmente era un progetto che valorizzava sia le bellezze naturalistiche che le bellezze architettoniche del territorio. Noi abbiamo fatto due progetti sostanzialmente, cioè come comune ne abbiamo fatto uno, però abbiamo fatto in modo che partecipasse, perché potevano partecipare anche gli enti religiosi, e abbiamo fatto in modo che partecipasse anche la parrocchia di Casaletto Ceredano, che c'era un bisogno estremo di rifare il tetto, di sistemare la parrocchiale, la chiesa parrocchiale, che è una chiesa del Settecento molto, molto bella. È un barocchetto, però veramente uno dei barocchetti più belli del Cremasco. E quindi ha partecipato, siamo riusciti ad entrare nel finanziamento di questa cosa, per cui il comune ha realizzato un porto fluviale sull'Adda, ha realizzato delle ciclabili, dei parcheggi sempre legati a questo progetto, e contemporaneamente incassando 330.000 euro, che era il 50% del totale, dai fondi europei, mentre la regione su un progetto di 1 milione rotti è riuscita a portare a casa 530.000 euro. È stato secondo noi un discorso molto positivo, perché io mi auguro chiaramente che dia frutti, l'Expo è finita, però queste cose, se riusciamo a portarle avanti, qualche risultato per la nostra zona potrebbe venire tranquillamente. E tra parentesi, abbiamo poi partecipato insieme ad altri 24 comuni cremaschi al distretto dell'attrattività, sempre finanziato dalla Regione Lombardia, dove insieme agli altri abbiamo preso un finanziamento di noi di 45.000 euro, in totale mi sembra che fossero 600.000 euro, che corrispondeva al 50%, 45.000 euro, ne abbiamo presi 22.000, che corrispondeva al 50% di questo progetto. Proprio noi abbiamo completato la ciclabile, che adesso completerà Abbadia Cerreto, per l'ultimo pezzo, perché c'era ancora un pezzo per arrivare ad Abbadia Cerreto. Ecco, questo è il discorso che abbiamo fatto sull'ambiente. Lo stiamo portando avanti ancora, perché per esempio abbiamo già con lo sblocco della legge di stabilità, che oramai è stata approvata sia dalla Camera che dal Senato, proprio ieri, l'altro ieri, qualcosa del genere, è stato approvato approvata dal Senato la legge di stabilità, finalmente ci hanno sbloccato il patto di stabilità. Quindi con questi soldi abbiamo due progetti che riguardano sempre l'ambiente, perché praticamente faremo l'efficientamento energetico degli spogliatoi della palestra, e contemporaneamente faremo un altro progetto. E qui il 50% dei fondi, 65.000 euro di progetto, 33.000 euro ci verrà riconosciuto dalla Regione Lombardia a fondo perduto, mentre abbiamo un progetto, e l'abbiamo già anche appaltato, di lavori per quanto riguarda l'ampliamento della scuola dell'infanzia, con efficientamento energetico e messa in sicurezza dal punto di vista antisismico. È un altro progetto finanziato con fondi BEI della Banca Europea degli Investimenti, che ci ha finanziato l'80%, quindi su 450.000 euro di progetto noi ci mettiamo solo 100.000 euro, 350.000 euro ci vengono dati dai fondi BEI, dalla regione che gestisce questa partita. Bene, volevo chiederti appunto, per quanto riguarda appunto i vincoli del bilancio, al giorno d'oggi come riesci comunque a conciliarli, a conciliare appunto i vincoli del bilancio con quello che sono le vere esigenze dei tuoi cittadini? Ecco, probabilmente
tutti i comuni siamo chiaramente, soprattutto con questo patto di stabilità, per dire nel 2014 noi abbiamo avuto 35.000 euro di tagli più 60.000 euro circa di accantonamenti per il patto di stabilità. Diciamo che in dialetto si dice tiro mamboff, perché ci hanno tolto il patto di stabilità, ma il patto di stabilità vuol dire che non dovremo più accantonare quei 65.000 euro che abbiamo accantonato, spero almeno che sia così. Nel contempo abbiamo anche la possibilità di utilizzare i nostri avanzi di amministrazione che abbiamo. Ecco, l'esempio della scuola, per esempio, noi nella scuola dell'infanzia che andiamo a fare ci dovevamo mettere 100.000 euro che avevamo come avanzo d'amministrazione, ma se stava il patto di stabilità non potevamo utilizzarli, l'assurdo era questo. Con il venir meno del patto di stabilità, per esempio, abbiamo già fatto una gara per comprare un nuovo scuolabus, perché il nostro ha più di 20 anni, quindi ha raggiunto anche i limiti della pensione, anche se consideriamo la Fornero. Quindi anche la legge Fornero penso che abbia già raggiunto anche lui i limiti di età, per cui aveva necessità di cambiarlo, però avevamo i soldi e il patto di stabilità, l'assurdità non ci impediva di usarli, quindi anche questo l'abbiamo fatto ed è una spesa intorno ai 100.000 euro che penso che in primavera, poi adesso ci vorranno i mesi per metterlo un po' insieme, perché chiaramente non li trovi come la macchina dal concessionario, ma li devono fare, quindi penso che per la primavera inoltrata dovremmo avere anche questa altro scuolabus che è necessario, insomma, visto la situazione dell'altro. Bene, ti ringrazio. Io adesso lascio la parola al coordinatore del gruppo civile. Protezione civile. Protezione civile Riccardo Rossetti, che tra l'altro ti chiami come me, e ti chiedo di parlarci appunto della protezione civile, di chi siete come gruppo, dei mezzi, delle attività e dei progetti che avete. Ecco, prego. Noi siamo un gruppo che praticamente si è nato nel 2004 dopo l'alluvione del 2002, che ha coinvolto marginalmente un pezzo del territorio di Casaletto Celedano, dove alcuni cittadini sono intervenuti e hanno pensato bene di creare questo gruppo qua. Questo gruppo qua è strutturato, siamo dentro a livello provinciale, nella colonna mobile provinciale, e soprattutto noi facciamo attività ambientali e interveniamo nel rischio idraulico come colonna mobile della provincia di Cremona. Tutto questo, oltre a questo, diamo una mano molto sostanziale al comune di Casaletto Celedano nelle attività ambientali, anche nel mantenimento del verde dove c'è il pontile, in modo che anche i cittadini e le varie persone che vanno riescono a passare, perché naturalmente c'è sempre questa difficoltà qua. E poi abbiamo in gestione con il comune, con un accordo, tutta l'area del verde di Madonna delle Fontane, che è un santuario molto bello, che è molto apprezzato, con anche la cura dei fontanili che ci sono, e tutto quello che possono essere le varie emergenze che insorgono al giorno d'oggi nell'ambito delle emergenze proprio locali. Un albero che può venire giù, allora ci veniamo attivati dal nostro rappresentante legale, che è il sindaco, e interveniamo con dei mezzi che abbiamo avuto, sia con contributi provinciali sia con contributi regionali. Uno degli ultimi è stato una torre faro carrellata, che a noi serve molto. A livello provinciale a livello regionale e nazionale abbiamo fatto delle emergenze, partendo dall'Abruzzo, partendo dall'alluvione in Liguria, andando per il terremoto in Emilia, il terremoto e alluvione in Emilia. Tutto questo perché siamo un gruppo che sta crescendo. Al giorno d'oggi contiamo 15 volontari, e in crescita, che entreranno ancora altri volontari nell'arco del prossimo anno, appunto per sostenere sia a livello comunale, che c'è un accordo molto forte, una sinergia molto forte sia con i rappresentanti amministrativi sia anche con le varie associazioni, e
alla fine andiamo a trattare questo. Come progetto in corso, noi abbiamo da 4 anni a questa parte sviluppato un progetto scuola. Siamo nei famosi POF, come li chiamano, nella scuola di Montodine. Trattiamo soprattutto gli alunni di quinta elementare e terza media e dell'istituto SLAF di Crema, dove invece trattiamo proprio tutte le classi. Questo andiamo a insegnare la cultura di protezione civile e la cultura ambientale sempre abbinata alla protezione civile. Di questo progetto qua siamo stati riconosciuti, soprattutto io e una volontaria, come formatori da Eupolis Lombardia, dove noi teniamo corsi annuali. Il progetto viene finito sempre ogni anno con un campo scuola che si tiene presso il campo sportivo di Casaletto Ceredano, dove tutti gli alunni che hanno partecipato a questi progetti qua viene mostrato tutto quello che è un campo di protezione civile vero e proprio, in modo che un domani sappiano cosa c'è da fare, cosa si può intervenire, come possono intervenire loro, perché il nostro scopo è che il cittadino è il primo a intervenire come protezione civile, anche in diretto. Dopo, per il resto, noi andiamo avanti sempre con le nostre sinergie, pur con poche risorse che ci sono. Abbiamo mezzi della colonna mobile regionale che ci hanno dotato in un accomodato d'uso con un Massif, dove siamo in prima partenza in H6. H6 significa che in 6 ore noi dobbiamo essere pronti sul territorio nazionale a intervenire come partenza. Il tutto confermato con un accordo che verrà stipulato ancora quest'anno dalla provincia con il comune di Casaletto Ceredano. Bene, ti ringrazio. Io adesso passo la parola al segretario della Proloco, Massimiliano Rozzoni, e chiedo anche a te. Per gli amici Max, va bene, allora ti chiamo anch'io Max. Benissimo. Ecco, allora Max, io ti chiedo di parlarci appunto della Proloco, chi siete e delle attività che fate. Che poi nel core poi ti chiederò anche altre domande più specifiche. Intanto. Buonasera, allora io sono il segretario della Proloco di Casaletto Ceredano. A differenza loro, noi siamo la parte ludica, diciamo, del paese, dove ci occupiamo di mantenere vive tutte quelle che sono le tradizioni collegate a sagre e feste tipiche della cittadinanza, e ci occupiamo anche di inventarne delle nuove, perché se ci fermiamo poi ci sentiamo un po' demoralizzati, mentre invece attivandoci con qualche nuova iniziativa riusciamo anche a coinvolgere i più giovani, che notoriamente tendono ad abbandonare quelle che sono le tradizioni, nonostante il nostro paese sia un paese molto attivo e molto vivo. La cittadinanza partecipa decisamente alle nostre attività. Organizziamo feste praticamente dall'inizio della primavera fino alla fine dell'anno. Abbiamo un buco di qualche mese che viaggia da gennaio a maggio. Poi iniziamo subito con la prima domenica di maggio con la sagra di San Pietro Martire. Dura una domenica, ci sono i giochi in strada, c'è la cucina fatta dalle nostre donne del paese. Successivamente si passa poi a luglio casalettese, che inizia a cavallo tra la fine di giugno e l'inizio del mese di luglio, che si articola inizialmente con la festa alla birra, quindi per raccoglierci il pubblico giovane, e successivamente prosegue con la Proloco in festa, dove cambia totalmente il genere, si passa al liscio, sempre con l'ottima cucina casereccia delle nostre signore, e dura una decina di giorni a seconda di come cadono nel calendario. Poi abbiamo l'evento più carino, più simpatico, che ne parleremo più avanti, che è l'aperitivo sotto le stelle. Nei mesi estivi cerchiamo anche di organizzare di norma una gita socio-culturale, dove invitiamo sia i soci che i non soci della Proloco a partecipare, per fare una gita in una città d'arte o anche una città enogastronomica, semplicemente, sempre nel nostro clima festoso. A settembre poi invece collaboriamo con l'oratorio per organizzare la festa della Madonna delle Fontane, unendoci al gruppo di volontari dell'oratorio. Organizziamo anche lì 1-2 giorni, sempre nel weekend, con cena e balli in oratorio. Ad ottobre invece abbiamo la seconda sagra del paese,
seconda sagra del paese, che è dedicata a Sant'Orsola. Anche qui 3 giorni, partiamo nel weekend, dal venerdì alla domenica, con giochi in strada. Ci sono poi gli espositori che vendono i prodotti tipici del territorio, che noi chiamiamo i sapori locali, i mercatini dell'antiquariato o anche i mercatini di altro genere, sempre dell'hobbistica. Vedo le fotografie che passano. Poi arriviamo al mese di dicembre, dove proprio ieri abbiamo fatto il panettone a fine messa con lo spumante offerto ai nostri concittadini, e per finire il Capodanno in palestra, che l'amministrazione comunale gentilmente ci mette a disposizione anche per alcune serate danzanti, per far sì che i giovani meno giovani, forse più meno giovani dalle zone, vengano a divertirsi nei sabati sera facendo 4 salti in compagnia. Quindi diciamo che Casaletto, per quanto riguarda gli eventi, è parecchio ricca. Forse fin troppo attiva da questo punto di vista. Dimenticato il sentiero da Lazio. Oh, è vero, abbiamo dimenticato che nel mese di agosto, è vero, in collaborazione con il gruppo podistico di Montodine, abbiamo anche la corsa podistica non competitiva, che aderisce al circuito del sentiero dell'Adda, dove anche quest'anno abbiamo avuto un consistente numero di iscritti, circa 900, che apprezzano molto questa passeggiata nel nostro territorio, perché arrivano da tutte le parti, anche dal nord cremasco o bassa bergamasca, dove non hanno questa ricchezza di paesaggi naturalistici come nel nostro territorio. Infatti stiamo vedendo adesso le immagini che scorrono appunto in video. E adesso io volevo farti un'altra domanda, anche se penso che già hai capito. Volevo parlare sempre degli eventi, e volevo chiederti appunto, tra tutti questi ricchi eventi che organizzate, se ce n'è uno che ti sta particolarmente a cuore, e se c'è, di parlare perché ti sta particolarmente a cuore, di parlarcene quindi più approfonditamente. Allora, l'evento che personalmente mi sta più a cuore è l'aperitivo sotto le stelle, quello che si tiene nell'ultimo weekend del mese di luglio, forse perché mi sento ancora abbastanza giovane e di conseguenza è l'evento dedicato principalmente ai giovani. E che in cosa consiste? Per 2 giorni viene chiusa la via principale del paese, in una zona che è di fronte all'oratorio viene messa tutta la sabbia, e riproponiamo un bar da spiaggia per 2 giorni con musica e aperitivo fino a notte fonda. Guardando il sindaco. Nell'ultima edizione abbiamo cercato anche qualche novità, abbiamo inserito un banco di ostriche e champagne, dove venivano servite ostriche fresche e champagne e anche di Franciacorta. In tutte queste manifestazioni, nella 2 giorni, partecipano le altre attività commerciali del paese, quindi non è un'attività che tende ad escludere quelle che sono le attività commerciali, anzi sono invitate sempre a partecipare, partecipano costantemente alle nostre iniziative. Da tenere presente poi che nelle nostre iniziative quello che è il nostro scopo è di dover riuscire a destinare una sempre maggior quota di fondi a quelle che sono le altre associazioni del paese, che purtroppo non hanno la possibilità di raccogliere la disponibilità per poter proseguire in altre iniziative. Cito ad esempio la banda, il gruppo sportivo, la protezione civile, l'oratorio, la nostra parrocchia, che ha sempre bisogno di fondi. Quindi tutto quello che noi facciamo lo facciamo senza un secondo fine personale, ma semplicemente per poter continuare ad alimentare quelle che sono le strutture tradizionali del paese. Quindi siamo tutti ben felici di prestare la nostra opera gratuitamente, e anzi a volte ci mancherebbe una mano in più. L'unica cosa che se i nostri concittadini mi ascoltano, avremo bisogno di manovalanza. Gli euro li raccogliamo da soli, però le braccia no. Soprattutto adesso che stavamo parlando prima, ci stavi dicendo appunto dell'ultimo dell'anno, di questo cenone di fine anno, che c'è molta partecipazione. Sì. Beh, effettivamente siamo partiti con un obiettivo di limitarci a 200 persone, ma visto il successo che ha riscosso abbiamo dovuto aggiungere qualche tavolo in più. Leggermente. Qualche tavolo, giusto, qualche tavolo in più, non troppi. E volevo chiederti una cosa intendete per riscoperta delle tradizioni voi? Come ho detto all'inizio, anch'io mi faccio carico di questa colpa.
forse anche perché arrivo da una città più grande, io non abito da poco a Casaletto Ceredano, io arrivo da Treviglio, e a Treviglio certe feste tradizionali sono andate a morire, fatta eccezione per il patrono, ma per colpa di noi giovani, perché appunto abbiamo altre cose da fare, ci piace stare in giro la sera, ci piace andare a divertirci, ci dimentichiamo di quelle che sono le nostre tradizioni e la nostra cultura popolare. Quindi vedere un paese così attivo a me fa molto piacere, mi fa molto piacere partecipare alle iniziative di questo paese, proprio perché nella storia del nostro, della nostra cultura sono contenute tantissime informazioni che ai giovani sfuggono. Tipo, non so, io non sapevo qual era il santo patrono, ad esempio, ho sempre organizzato le feste, ma non sapevo quale delle due feste fosse quella effettiva del santo patrono. Bene, ne approfitto quindi per farti una domanda, perché so che avete anche la sagra, per esattezza avete due sagre del paese. Chiedimi perché, non lo so. Quindi ti chiedo solo quando sono, come sono, come le festeggiate, se secondo te sono sentite comunque dai vostri cittadini. Allora, chiedo Aldo di correggermi se sbaglio, perché io ho studiato ma potrei sempre sbagliare. Allora, la prima sagra è quella di San Pietro Martire, che è la prima domenica di maggio. E che è il vero patrono. Che è il vero patrono. Suggerimento. E la seconda sagra invece è la quarta domenica di ottobre, che è Sant'Orsola. Sant'Orsola, che a me sembra quella più viva, mentre invece quella vera è quella del primo. La spiegazione c'è. Lui però è troppo giovane. La spiegazione è che chiaramente una volta l'economia era prettamente rurale, quindi non ci si spostava. Cioè, quindi al primi di maggio, la prima domenica di maggio, c'era il fieno da fare. C'era, la campagna era chiaramente in fervore, quindi tutti lavoravano in campagna e c'era poco tempo di fare festa. E quindi hanno aggiunto una copatrona, che è Sant'Orsola, che però l'hanno messa la quarta domenica di ottobre, quindi quando praticamente tutte le attività in campagna erano finite, quindi la gente poteva fare festa. E in effetti la vera sagra, quella più sentita, è senz'altro quella della copatrona di Sant'Orsola. Ecco, questa è la ragione fondamentale, ed è una ragione che nasce dalle tradizioni. Quello che dicevo io, vedi, a non sapere del perché di certe tradizioni magari non si riescono neanche a mandare avanti. Io imparo sempre da Aldo qualcosa di nuovo. E tra l'altro so che c'è un'ottima collaborazione tra comunque l'amministrazione e la Proloco. Sì, 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 per quello non possiamo lamentarci del nostro sindaco, ci ascolta, ci aiuta in tutte le cose e noi aiutiamo anche il comune. Certamente. In altre situazioni. Tra l'altro so che tu è tantissimi anni che sei, sì, che sei in comune. Sì, questa praticamente è il sesto mandato amministrativo. Quindi vuol dire che sei ben amato dai tuoi cittadini. Speriamo, ecco. Beh, comunque se ti vediamo il appunto Max che faceva il cuoricino del... Sì, perché lui vorrebbe che io mi candidassi al suo posto, ma non ho tempo, non so. Non posso, quando finisce il mandato gli faremo una deroga e ne fa un altro. Così vedi, quando è che voi dovreste andare alle elezioni? Ci abbiamo ancora tempo, 2019. Quindi, allora c'è tempo. Non pensiamo a niente. No, no, cose. Quindi ne hai ancora un po'. Pensiamo a lavorare adesso. Sì, 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 ma comunque penso che già state lavorando bene, perché state facendo comunque dell'ottimo Speriamo. Lavoro, per quello che riusciamo a capire noi stasera. E poi è bello anche comunque l'affiatamento che c'è tra di voi, fra tutti, c'è proprio un bel affiatamento, questo proprio si sente. No, è bello passare in paese, fare quattro passi in paese e conoscersi tutti, è una cosa che, ripeto, io venendo da una cittadina piuttosto grande, a parte quei quattro amici che si conoscono da sempre, il ciao ciao non è una cosa quotidiana, qua proprio nel paese piccolo cammini e tutti che ti salutano, tutti che hanno qualcosa da dirti, è sempre qualcuno con cui berti un caffè, farti due chiacchiere, proprio per far passare la giornata. Bene, vi ringrazio. Io adesso lascio la parola al direttivo del corpo bandistico Giuseppe Verdi di Casaletto Ceredano, Giacomo Mariconti, che ci racconti anche tu appunto del corpo bandistico, che so che è uno dei più vecchi della Lombardia. Ti chiedo di parlarci delle attività che svolgete e poi ti chiedo anche di parlarci appunto di questa scuola per apprendimento di ragazzi che so che avete. Sì, buonasera.
E io faccio parte ormai da oltre 40 anni del corpo bandistico Giuseppe Verdi di Casaletto Ceredano, che ha un'antica tradizione, è una delle bande più vecchie della provincia di Cremona. È stata fondata dal nostro compaesano Antonio Bergamini nel 1857, quindi in piena epoca risorgimentale. A quei tempi la Lombardia era ancora territorio austriaco, ha fatto 7 anni di servizio militare a Vienna, nella banda presidiaria di Vienna, e al suo ritorno, avendo imparato bene l'arte musicale, ha addestrato i suoi compaesani, i suoi coetanei, e da allora è nato il primo nucleo della banda, che è proseguito per oltre 150 anni, ecco. Adesso è ancora in piena attività, nonostante sia Casaletto Ceredano sia il paese più piccolo che mantiene la banda, che ha ancora la banda. Nei decenni scorsi paesi più grandi che avevano la banda hanno visto perdere questa risorsa. E attualmente la banda conta circa 35 elementi, tutti dilettanti, ma ciò non toglie che ci siano delle eccellenze, ecco, musicali, perché insomma dopo tanti anni che si suona con applicazione si ha la possibilità di imparare la musica in maniera adeguata. Oltre alla banda senior, diciamo così, c'è una piccola banda, la banda junior degli allievi, sono circa 12 allievi addestrati dalla maestra Elisa di Ombriano, e anche lei svolge, non dico piccoli servizi, ma piccoli concerti, dei piccoli appuntamenti annuali, sia in estate che nella stagione invernale sotto Natale. Infatti recentemente, la settimana scorsa, sabato scorso, la banda ha fatto il concerto di Natale. C'era la chiesa gremitissima proprio, con grande nostra soddisfazione. Ed è stato un grande successo. Il giorno dopo, la domenica, la Junior Band ha fatto anche lei il proprio concerto, altrettanto gremita la chiesa. Insomma, sono soddisfazione sia per i cittadini, sia per i genitori, e sia anche per tutto il paese, con orgoglio, ecco, sentir parlare questa banda, perché in fondo la banda, quando usciamo in tournée, porta in giro il nome di Casaletto Ceredano, insomma, è il nostro biglietto da visita. Ecco, il sindaco tutte le volte che fa il discorso, in commemorazione parla del gioiello, di famiglia, insomma. Di famiglia. E la nostra banda attualmente è diretta dal maestro Alberto Spelta di Pizzighettone, che sta sostituendo il maestro Iuri Boschiroli, che insomma è attualmente in difficoltà di salute. E attualmente quindi c'è un po' di gemellaggio con la banda di Pizzighettone. Negli anni scorsi il gemellaggio era con la banda di Castelleone, avevamo lo stesso maestro Piero Lombardi, e quindi facevamo spesso anche i concerti assieme. Andando più indietro, ancora nei decenni scorsi, negli anni 80 c'era la banda di Sarniano, gemellati con noi. La banda di Casaletto fa concerti in estate, giugno, e a Natale ovviamente il concerto di Natale. E, ripeto, appena fatto 8 anni fa i festeggiamenti per il 150° di fondazione, abbiamo fatto una settimana il mese di luglio del 2007, festeggiamenti eclatanti proprio con fuochi d'artificio, e in quell'occasione abbiamo fatto anche un libro per ricordare la storia del nostro corpo bandistico, titola 150 anni di notte, è un bel libro, insomma,
che raccoglie un po' la storia, ma anche piccoli episodi che ci hanno tramandati vecchi musicanti, i nostri componenti del secolo scorso, che io ho avuto la fortuna di conoscere, di apprezzare, di suonare anche assieme. La banda di Casaletto ovviamente è sostenuta un po', oltre che dai cittadini, da offerte, contributi ai cittadini, dal comune, dalla Pro Loco e da altre associazioni, ecco, che ci aiutano, perché con i servizi che facciamo non siamo in grado di sostenere le varie spese, le molte spese di divisa, strumenti e tutto quello che ne consegue. Che dire d'altro? Grazie a Dio abbiamo la fortuna di avere ancora molti allievi. Ecco, nonostante, ripeto, ci sono pochi ragazzi, siamo un paese piccolo e tante volte i ragazzi ce li contendiamo perché hanno la pallavolo, nuoto, basket, però insomma avere 12 allievi nella nostra banda è un numero che tante altre bande ci invidiano. E poi insomma si spera che entrino e vadano avanti in un ciclo virtuoso di incrementare sempre i componenti della banda, di modo da avere sempre, quel ricambio, di mantenere almeno a 30-35 gli effettivi. Se non ho capito male, anche Max voleva iscriversi nella banda. Mi devo iscrivere nella banda, Nello. Sì, ma lui ha parole da gennaio, però gennaio opportuno, da gennaio prometto che vengo. Dopo la Befana vengo. Sì. Comunque dobbiamo ringraziare anche il sindaco, che comunque aiuta anche la banda. Sì, non la possiamo banda. Lamentarci, è uno dei comuni che è generoso in questo. Anche se vediamo Max lì dietro. Siamo gelosi dalla provoco di questa contribuzione. Non voglio scatenare casi televisivi, però noi siamo un po' messi in disparte rispetto alla banda. No, non sono messi in disparte, perché no. Usufruiscono anche loro gratuitamente di tutte le strutture. Siamo tutti gioielli. È una battuta che gli facciamo spesso al nostro caro sindaco, quella che non ci dà mai il contributo. Però è loro che danno il contributo, no? Va detto che ci lascia sempre l'uso gratuito della palestra, l'uso gratuito delle strutture, ce lo dà. I permessi non ce li fa mai mancare, si becca anche gli sciampi, come si dice in gergo, dai cittadini un po' rumorosi. Quindi anche tu come protezione civile? Sì, no, noi siamo, abbiamo un'ottima collaborazione con la Pro Loco, che anche con l'amministrazione comunale, in primo caso perché è lui il rappresentante legale del gruppo comunale. Però lascio fare sempre quello. Però mi dà molto, cioè giustamente confrontandoci, però ho molta carta bianca, un gergo. Cioè io vado lì e gli dico: guarda, ho pensato che di fare questo. Lui tante volte dice: non esagerare, perché io sono molto attivo e lui è quello che mi tira le briglie per stai calmo, non andare oltre. Però no. No, anche perché poi è che il nostro è un compito abbastanza delicato sul territorio, perché poi abbiamo anche la convenzione con altri comuni, quindi noi trattiamo dall'Adda al serio. Quindi andiamo a Montodi nell'ultima nevicata, mancata l'energia elettrica, sotto input del sindaco e della provincia siamo usciti in emergenza per 72 ore a rifornire i generatori alle famiglie che erano senza. Quindi ecco, anche in caso di queste calamità, noi siamo preallertati subito da Regione Lombardia con dei vari livelli di allarme, di procedure, e queste procedure qua li buttiamo sul territorio. L'ultima nevicata alle 4 di mattina eravamo in giro a tenere libero l'asilo, il percorso per poter aprire le scuole. Però è chi viene nella protezione civile sa che non è che va a giocare, alla fine è un compito del volontariato proprio, però è bello perché siamo sostenuti da loro e devo ringraziarli veramente. Bene, io volevo chiedervi se una persona vorrebbe visitare il vostro paese, cosa gli consigliereste?
rispondo io. Ma è un discorso che facevo prima sostanzialmente. Il nostro paese è un paese che va visitato e va vissuto nel senso dell'ambiente. Abbiamo delle bellezze architettoniche, vabbè, non direi limitate, ma comunque delle bellezze architettoniche come la nostra chiesa che è del Settecento, dicevo prima, un barocchetto, ha dei quadri di abbastanza di pregio, ha un organo che era Serassi, l'hanno tolto, però tutto il fronte dell'organo è ancora quello che è originario del Serassi, quindi è una bella realtà anche quella. Poi abbiamo una torre di avvistamento che è probabilmente del 1400, dei Benzoni, che probabilmente era nella cascina Colomberone, che praticamente era una torre di avvistamento probabilmente al limite delle loro proprietà, in cui sostanzialmente abbiamo ancora un mulino. E abbiamo, per esempio, come dicevo prima, delle trattorie, per esempio anche una visita enogastronomica, delle trattorie tipiche come l'antica trattoria Campari, la Stanga. Abbiamo a Cadevagni, vicino all'Adda, vicino al Pontile, un ristorante che si chiama Il Remolino e nella stessa struttura c'è anche un maneggio, quindi si possono fare passeggiate a cavallo. E quindi è una situazione da vivere in questo modo. Un'altra cosa che stiamo portando avanti sempre sull'ambiente e il quale oramai sta raggiungendo la sua operatività ed è quella di un percorso ciclabile naturalistico che parte da Lodi con il parco da sud che fa da capofila, da coordinamento, che parte da Lodi e arriva a Casaletto Ceredano. Il nostro intento poi è quello di collegarci o a Capernianica o a Chieve, che ha firmato un protocollo per le ciclabili con Crema, e quindi però chiariamo che tutte queste cose hanno bisogno di finanziamenti, hanno bisogno di gambe per correre e le gambe sono i soldi, quindi bisognerà vedere quali finanziamenti escono anche dalla parte europea, dalla parte della regione per fare questa attività. In questo modo che noi ci siamo adoperati con il parco dell'Adda del Sud che arrivasse nel Cremasco, perché sennò era tutto lodigiano, arrivasse nel Cremasco, potremmo in futuro collegare Crema con Lodi via bicicletta, quindi al posto della Gigugin che andava a piedi da Lodi a Milano, noi andiamo in bicicletta, andremo in bicicletta, si spera, da Crema a Lodi. Ecco, questa è un altro impegno che ci siamo presi, quindi su questo fronte probabilmente siamo anche sempre in prima linea e ci battiamo proprio per queste attività. È chiaro che sono difficili, non è che tutto sia facile, non è che tutto sia immediato. Purtroppo progetti si fanno e poi piano piano si realizzano. Io sono sempre del parere che abbiamo fatto la ciclabile, che ne mancava un pezzo, arriverebbe di Cerreto, adesso piano piano la stiamo completando, quindi magari qualche critica perché ci siamo fermati, ma un altro finanziamento l'abbiamo trovato e stiamo andando avanti. Quindi questo è un discorso che però bisogna sempre porre attenzione, non lasciare le opere a metà. Se fino a un certo punto abbiamo dei soldi per farne tre quarti, l'ultimo quarto andremo a cercarli e lo faremo, cosa che abbiamo fatto con il DAT, per esempio, per completare la ciclabile di il distretto dell'attrattività, che era un altro finanziamento regionale. Quindi questo è, noi ci auguriamo veramente, per esempio quest'estate non siamo riusciti molto a navigare sull'Adda, per esempio avevamo fatto una convenzione con tutti i Grest, per portare i ragazzi proprio sull'Adda, però purtroppo quest'anno l'asciutta che continua a esserci anche adesso, perché il fiume è fatto così, c'è il periodo di asciutta e c'è il periodo poi che dobbiamo correre perché ci bagna, ci dobbiamo soccorrere le cascine che sono in zona golenale, dobbiamo intervenire per mettere dei sacchi, per fare cose che abbiamo fatto ultimamente con l'ultima alluvione, che non era stata poi così grande, però chiaramente le cascine che sono in zona golenale sono sempre esposte e vanno sempre monitorate da parte nostra, da parte soprattutto della Protezione Civile che interviene. Ecco.
intervenuti con la provincia sul Po. Esatto. Cioè praticamente abbiamo fatto 4 giorni, tra una settimana tra l'inizio del monitoraggio del fiume fino alla fine dell'emergenza del fiume, della piena dell'Adda e dell'ultima piena del Po. Però noi avevamo l'emergenza, diciamo, in casa, e per prima cosa abbiamo fatto la nostra emergenza andando nelle cascine, portando anche conforto e cercando già, come nel piano di emergenza che ha il comune, già di primo allestimento per poter prevedere che delle persone potevano usufruire delle strutture comunali per il primo ricovero. Perché nel piano d'emergenza, in caso va via l'elettricità, c'è persone magari anziane che hanno freddo e non puoi dargli il supporto, allora anche la palestra diventa un primo ricovero. Appena finito quello, ci hanno chiamato subito in emergenza perché c'era il Po che giustamente l'altra si riversa nel Po. Andando nel Po stava straripando giù tutto verso Cremona e siamo dovuti intervenire come gruppo anche lì. Quindi abbiamo fatto una settimana e mezza di fuoco. Non abbiamo evacuato nessuno. Non abbiamo evacuato nessuno. Abbiamo controllato, abbiamo verificato, siamo sempre riusciti a tenere sotto controllo senza evacuare. Sempre un problema, insomma, non tanto per noi, perché abbiamo le strutture da mettere a disposizione, ma per le persone. Per le persone. Insomma, tenerle a casa è sempre la cosa migliore, se riusciamo a farlo. Bene, io vi ringrazio. Grazie. La nostra chiacchierata è giunta al termine. Io spero comunque con l'anno nuovo di riavervi ancora ospiti in studio. L'invito è sempre valido anche per voi quando volete tornare. Anche tu quando vuoi venire alle nostre feste. Basta che mi invitate, che io vengo. Guarda, basta che ti tieni aggiornata sul nostro sito internet. Ecco, appunto, ecco, se qualcuno appunto vuole. Abbiamo il nostro sito internet, la Proloco, che è www.prolococasalettoceredano.it, oppure la nostra pagina Facebook Proloco Casaletto Ceredano. Ecco, così anche i nostri telespettatori sono. Noi pubblichiamo costantemente tutti gli aggiornamenti sugli eventi e le iniziative che patrociniamo. Bene, perfetto. Io anche questa sera sono giunta al termine della trasmissione. Vado a ripresentare i nostri ospiti e a salutarli. Ringrazio ancora di cuore l'amministrazione comunale di Casaletto Ceredano per essere stati qua con noi stasera. Ringrazio e saluto il sindaco Aldo Casorati. Grazie, grazie a lei. Il segretario della Proloco Massimiliano Rozzoni, detto Max. Grazie, tanti auguri a tutti di nuovo. Il coordinatore del gruppo Protezione Civile San Marco, Riccardo Rossetti. Grazie, auguri ancora di nuovo. E il direttore del corpo bandistico Giuseppe Verdi, il Casaletto Ceredano. Giacomo Mariconti. Detto Nello. Infatti non ero sicura se era, no, lui. Se era Riccardo o no, se era Giacomo in Nello. Paese allora mi conoscono per Nello. Allora ho preferito dal punto di Giacomo fare il gatto. Detto ecco, sapevo di Max perché me l'avevi detto prima. Bene, allora io ricordo sempre a tutte le amministrazioni comunali che sono interessate a partecipare al mio programma di contattarmi tranquillamente via mail a lodicrematv.comuni@libero.it. A me non rimane altro che fare i saluti, rinnovandovi ancora tantissimi auguri di Buon Natale. La nostra trasmissione per qualche settimana si ferma per il periodo natalizio e riprenderà l'anno prossimo. Quindi io ringrazio comunque sempre tutti i nostri telespettatori che ci seguono, ringrazio comunque anche tutte le amministrazioni comunali che sono intervenute nel programma, ringrazio tutto lo staff di Lodi Crema TV, dalla regia all'editore, e che mi hanno dato comunque questa possibilità di condurre questo bel programma. Io vi saluto con l'augurio di un felice 2016, tantissimi auguri ancora di Buon Natale e di felice anno nuovo da Comunicando, da Cristina Rossetti. Arrivederci all'anno prossimo, grazie.